Lei ha ragione, però, ripeto, e il senso del mio intervento prima è la lettura di questo ordine del giorno non vuole essere manichea, si parte, hai fatto questo, io non ho fatto questo, però il tenore letterale delle cose, la successione che è stata data all'approvazione dell'ordine del giorno, per uno che lo legge sembra quasi dire: guardate, adesso scoppia il caso, domani mattina dobbiamo mobilitarci tutto perché non è. Allora io confermo una cosa, lei ha perfettamente ragione sul fatto che il Presidente della Regione ha detto chiaramente che la difesa occupazionale in una situazione di crisi in cui siamo è un obiettivo strategico dell'amministrazione e credo di tutte le amministrazioni locali, con ciò nulla togliendo al rilievo che ha fatto il consigliere Pedicini quando dice vabbè, insomma, questi ammortizzatori prima o poi finiranno, bisogna anche pensare sul gruppo a quello che. Però è vero che questo Consiglio Comunale non può non uscire con una posizione, io mi auguro che sia una posizione unitaria, un'unanimità di tutti quanti, in difesa evidentemente della realtà occupazionale. Oggi abbiamo una vertenza in atto al Ministero, si tratta di un'azienda plurilocalizzata, quindi che si fugge dalle competenze del territorio per vivere di soldoni, ma rispetto al quale la pressione del territorio, soprattutto la capacità anche nei limiti delle sue competenze della regione di essere più forte in quel momento, è l'unità che lei ha auspicato di tutti, i sindaci, le forze politiche, eccetera. Io la seguo e la sostengo senza nessun infingimento su questo, perché siamo tutti d'accordo, perché è coerente rispetto ad un'impostazione che da parti diverse stiamo adottando. Insisto per chiedere formalmente di modificare l'ultimo punto, non è una questione letterale che per me è anche sostanziale, perché se io leggo prendono atto delle iniziative già intraprese per sensibilizzare l'amministrazione anche al fine di, allora qui ripeto ci siamo già. Il procedimento è già in atto, l'avvertenza già c'è, quindi direi il sindaco riconosciuta l'attività svolta, no? La partecipazione dell'amministrazione regionale e dell'ente provincia sul tema, impegna, toglierei l'ultima parte dell'invito che è fuorviante, impegna il sindaco e la giunta fare quanto per loro competenza d'intesa con l'amministrazione regionale e provinciale, insomma tutto il mondo che rappresenta questo territorio, affinché in sede di trattativa presso lo Stato sia garantito per quanto possibile il mantenimento del sito di Ocenico nel contesto della presenza del gruppo Idea Standard sul territorio. Questo, mi creda, è meglio per tutti. Stiamo forse discutendo di una questione di Milano Caprina, non vede queste sottigliezze, ma io le sento un po' così. Non le chiedo tanto, semplicemente una piccola modifica nel dispositivo. Non so se si può fare normalmente, non intendo presentare un emendamento. Se lei mi dice va bene il contenuto politico di quello che ho detto, a me sta bene che si modifichi quello che c'è scritto.